vento ormai rappresenta per noi il nostro compagno quotidiano, della vita quotidiana. Rappresenta una ricchezza per il paese. Ogni comune ha una sua ricchezza e noi abbiamo il vento come ricchezza naturale. Mi chiamo Felice Magnacca, sono il sindaco di Castiglione Messer Marino in provincia di Chieti. Per me venire in questi posti è sempre un'emozione. Ho visto questi impianti crescere, poi si sono trasformati. Quando riesci a realizzare effettivamente quello che sei chiamato a fare, cioè a far funzionare un impianto senza avere nessun tipo di problemi sia al personale che ci lavora e all'ambiente, questo mi dà molta soddisfazione. Ci troviamo a Castiglione Messer Marino, un comune dell'Alto Vastese, sito a 1081 metri sul livello del mare. La centrale eolica si sviluppa in quattro crinali, e attualmente ci troviamo nell'agro di Castiglione Messer Marino, un impianto dove ci sono 12 turbine eoliche. Nel 2019 abbiamo iniziato il repowering sui siti di Castiglione, Rocca Spinalveti e Schiavi d'Abruzzo. L'impatto ambientale è minore perché è minore il numero di turbine installate sul parco. Ricordo che le prime pale montate avevano un indice di rumorosità molto alto. Queste di oggi, anche se sono di dimensioni più grandi, ma hanno un livello di rumorosità molto basso. Quindi questo ha migliorato sia l'aspetto visivo dell'impatto ambientale, anche perché le nuove pale sono state collocate in una posizione leggermente distanziata dal centro abitato. Per me quindi è una grande emozione, come lo è stato il trasporto della pala eolica lungo queste stradine strette di montagna, e quindi vedere passare al centro di Castiglione una pala eolica lunga 54 metri, passare sopra i tetti delle case con le persone incuriosite che guardavano questo trasporto, è stato emozionante, sicuramente una bella cosa. Ricordo però mica tanto, perché tanti anni. Era bello. Il primo giorno che siamo rientrati, che era il 3 di luglio, una giornata bellissima, piena di sole, ho visto queste belle montagne verdi e poi questi pali che mi hanno fatto un effetto enorme, bellissimo, non male, bello. Ma poi ho dovuto chiedere, ma cosa sono questi? Perché là in Australia, dove stavo io, non ce n'era. È una cosa positiva, almeno ha creato un po' di lavoro e anche di occupazione per alcune famiglie che possono restare nel paese. Soprattutto per la nostra attività ha un impatto molto positivo. L'eolico è una risorsa per il nostro paese. Edison è molto presente nel territorio. Proprio giorni fa sono iniziate le attività per la costruzione di una elisuperficie proprio qui sul territorio di Castiglione. Il pensiero è essere libero, libero, nello stesso tempo lavorare, esprimere alla società il tuo pensiero, che molte volte viene anche accettato e preso in considerazione.